Eccolo qua, lo vedo. Vedo Alessandro Montes che saluto e ringrazio intanto per questo collegamento. Alessandro. Ciao Roberto, io non ti vedo, comunque come stai? Bene, bene, tutto a posto. L'importante è che, dicevo appunto, l'importanza di questa testimonianza. Ci vuoi raccontare come volontari dell'ACS stanno lavorando? Sì Roberto, allora io ti chiamo dal COC, dalla centrale operativa del Comune di Palermo, della Protezione Civile del Comune di Palermo, dove i volontari, oltre che della mia e di tantissime associazioni, stanno svolgendo la propria opera per dare supporto in questa fase di emergenza, sia per la risposta telefonica al 740 1015, che è il numero del Comune di Palermo per l'attivazione del buono spesa, che per richieste della cittadinanza di qualunque tipo, quindi come comportarsi in determinate situazioni e come dare sussistenza alle persone disagiate che all'ultimo minuto hanno veramente bisogno di mangiare qualcosa perché si trovano in condizioni di estremo disagio. Ecco, ci puoi proprio documentare anche visivamente come stanno lavorando i ragazzi, tutti i volontari? Sì, certo Roberto, ora anche raccogliendo solo che giro la telecamera. Ecco, così raccogliamo anche delle informazioni, no? Delle testimonianze, sì. Più che altro di quelli, eccoli qua. Allora, guardate, questa è la sala operativa del COC, vedete gli operatori qua che stanno lavorando, abbiamo qua con noi anche il dottor Corsini oggi del Comune di Palermo, veramente ogni giorno qua, poveretto, che si dà da fare per risolvere le infinite problematiche. Che saluto con piacere, insomma, vedere dirigenti di alto spessore in prima linea. Ciao Fabio, buon lavoro naturalmente, grazie. Grazie per abbiamo con fai. Noi il dottor Zirilli dell'ANPAS, che è un membro del permanente del COC, del comitato del Comune di Palermo, operativo del Comune di Palermo, e ti faccio vedere i ragazzi che lavorano. Sì, ecco. Abbiamo 7 postazioni in atto attive, qua c'è Sergio che sta lavorando al computer, che sta dando risposte alle persone che chiamano per sapere lo stato di avanzamento del buono. Ecco, vogliamo ricordare il numero di telefono per favore, Alessandro? Allora, così il numero lo mettiamo di telefono è il 740, qua c'è Viviana, sì. 091 740 10 10 15. Qua c'è un'altra operatrice, Emanuela, chiediamo, vuoi che chiedo qualcosa? Sì, vai, nel frattempo dalla regia mi mettete in sovrimpressione proprio accanto in grafica questo numero 091 091 740 1015 1015, ok. Allora, così qua c'è Emanuela che è un'operatrice. Emanuela, quante chiamate hai ricevuto stamattina? Almeno una trentina. E le richieste che fanno quali sono? Quasi tutti sullo stato della pratica per la richiesta del buono. Ma ne arrivano chiamate? Dico, quando tu fai questa attività, cioè appena si chiude il telefono subito ne arriva un'altra, non abbiamo il tempo di far nulla se non rispondere alle loro esigenze. Perfetto, grazie Emanuela. Roberto, scusami, 740 1015 740, sì. 1015, questo è il numero di telefono che le persone possono contattare per richieste d'aiuto, insomma. Vuoi sentire una chiamata live? Ti faccio sentire cosa avviene, anche naturalmente, anche mantenendo, cioè, la privacy per le persone. Voce alla chiamata, ecco, magari se riusciamo, però senza far sentire il nome, insomma, magari un attimo che ha chiuso. Iena, prendi un'altra chiamata, così prendila in via voce. Senti, quali sono i prodotti che state consegnando, cosa state distribuendo? Sentiamo prima qua Roberto. Sì, pronto. Sì, buongiorno signora. Sì, pronto, mi sente? Sì, la sento. Le volevo chiedere una cosa, siccome io ho fatto la domanda per i buoni spesa. Sì. Mi avevano detto che poi mi arrivava un messaggio, come oggi ho letto su Palermo Today, che hanno pagato già i buoni. Sì, volevo, sì, capire come mai a me non è arrivata nessuna comunicazione. Sentiamo subito, signora. Lei è la signora? Allora, fermiamoci con i nomi, per favore, per privacy, non mandarmi, allora, Alessandro, no, i nomi. Ho tolto, sì. Ok, bravo, bravo. Giro su di me la perfetto, telecamera. Benissimo. Ho tolto la chiamata perché per non fare sentire i dati della persona. Io ti ringrazio veramente, stiamo facendo testimonianza proprio di quanto sta succedendo in questo momento, perché qua l'importante è questo. Qua c'è un amico pure che ti vuole salutare. Sì, eccolo. Allora. Te lo passo subito, che ci teneva. Sì, nel frattempo prendo una telefonata. Sì. Pronto, chi è in linea? Sì, certo. Pronto, sono il signor Giuliano. Prego. Da Palermo. Prego. Volevo dire,
Guardi, deve intanto, se ha bisogno di aiuto, deve chiamare lo 091 740 1015 intanto. Vede che siamo in questo momento in diretta, stiamo facendole vedere come funzionano i volontari proprio, come stanno adoperandosi. Stiamo parlando del Comune di Palermo, ma così sta succedendo in tutta la Sicilia, questo ci preme dirlo. Alessandro. E allora Roberto, ti dicevo, allora noi in questo momento diamo l'assistenza alla cittadinanza principalmente per il buono spesa. Sì. Noi siamo attivi su due fronti. Allora, praticamente un fronte su cui siamo attivi è quello della risposta al numero di telefono che ti dicevo prima. Sì. L'altro fronte è la consegna di presidi alimentari e cibo d'urgenza per le persone disagiate che non hanno la possibilità di arrivare neanche a fine giornata. Ce ne sono tantissime per ora che realmente purtroppo sono in difficoltà, in grandissima difficoltà. Vorrei che ci sono ringraziare le varie associazioni che stanno partecipando, perché sì, oltre all'associazione Cani di Salvataggio che siamo noi, abbiamo la Palermo Adventure 4x4, l'AICES, l'ERA, il CISOM, c'è l'Associazione Nazionale San Marco, la CISAR, è importantissima, le ALI, l'AMPAS che sono sempre presenti, la OPCS e tante altre che ovviamente in questo momento... Senti, diventa portavoce di tutte queste associazioni e di che sì, noi siamo disponibili a farli intervenire tutti per dare questo che state facendo voi testimonianza. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Battaglia da Palermo. Prego. Siccome ho fatto domandina per il buono passi, sì, questa settimana all'inizio, sì, ma non mi ricordo nessuna risposta per... Guardi, ha sentito poc'anzi, lei deve chiamare quel numero 740 1015, questa è la televisione, quindi sì, se lei chiama... Sì, dire Roberto che le pratiche bene, sono state evase fino al 31 di marzo. Come, scusa? Se l'ha presentato, questa settimana, il signore deve aspettare un altro po'. Ecco, perché state per ora per date ovviamente, insomma state andando, visto che arrivano. Però arriveranno, insomma, lo stiamo vedendo, insomma, queste... Sì, allora, già oggi sono state in erogazione i primi buoni pasto, la gente è andata finalmente al supermercato a fare la spesa, è stato caricato l'importo nella tessera sanitaria, nel codice fiscale, e la gente ha materialmente fatto la spesa stamattina nei punti vendita convenzionati. Addirittura con la tessera sanitaria? Sì, abbiamo ideato questa cosa, il Comune di Palermo ha ideato questa cosa, di caricare nella tessera sanitaria i punti. Che meraviglia. Vengono erogati quindi sulla tessera, sul microchip presente nella tessera sanitaria. Bellissimo, ma di questa cosa non ne sapevamo nulla noi, adesso l'abbiamo scoperto. Ora ti faccio parlare con il dottor Corsini, magari vi dà anche qualche numero più importante. Certo, assolutamente qua, sì. Dottor Corsini, allora mi chiedevo questa erogazione data sulle tessere sanitarie. C'è un po' di disturbo sulla connessione, Alessandro, se ti puoi spostare dall'altra parte magari, evidentemente c'è grande... Ci sei sempre, Roberto? Sì, adesso sì. Ok, allora qua c'è il dottor Corsini, prego, fagli qualche domanda tu e poi ti dà... Assolutamente, intanto questa cosa della tessera sanitaria credo che sia una cosa utilissima e velocissima anche, no? Sì, infatti è stato adottato in questo sistema... proprio per la velocità di applicazione. Sono partiti chiaramente i primi 2040, non so se già sei al corrente sui numeri. No, se ce li puoi ridare meglio. I primi 2040 buoni spesa che diciamo, soddisferanno 6.355 persone, e questo per tre settimane. Da martedì 14 si analizzeranno tutte le pratiche che sono già completate e sulle quali c'è qualche piccola anomalia. Questo lo si farà martedì, perché chiaramente è festa domani, lunedì, e partiranno gli altri. Adesso però i numeri non te li posso dire, perché in base alle problematiche che si verificano quindi di conseguenza i numeri non li possiamo sapere. Però l'importante... E poi da giovedì 16... Invece si analizzeranno le ulteriori 15.000 richieste che sono arrivate, che attenzione, sono 15.000, ma di fatto ci risulta che molti l'abbiano fatta 2, 3, 4 volte, quindi certo. I numeri sono sicuramente più bassi. Quello che possiamo dire è che nonostante qui si lavora H24 anche con una grandissima professionalità da parte dei volontari, gestire questo genere di situazioni non è così semplice, perché comunque bisogna dare delle risposte e la macchinosità
del percorso per raggiungere il conferimento del buono pasto non sempre ci permette di dare delle risposte, purtroppo, ma non dipende Fabio, Fabio, mi senti? Sì, mi senti? Sì, io ti sento. Sì. Allora, volevo chiederti, ma se qualcuno volesse dare un aiuto anche come volontariato, cosa deve fare? Si può essere lì di squadra? Allora, per i volontari devono essere volontari riconosciuti e iscritti a delle categorie, più che altro sostanzialmente perché si è coperti da assicurazione. Certo, E allora, per esempio, ci si può affiliare all'ANPAS, che è una delle associazioni di volontariato che opera qui. Sì. E che può reclutare volontari. Adesso io ti faccio parlare, o parli con Alessandro stesso e ti darà i riferimenti telefonici dei responsabili di ANPAS. Sì. Basta una semplice affiliazione ad ANPAS e dopodiché si potrà venire a svolgere attività di volontariato, che non sono solo quelle di rispondere ai telefoni, ovviamente, perché ci sono molteplici attività che si svolgono nell'arco della giornata. Per cui, diciamo, poi in base alle competenze del volontario Certo. Io volevo soltanto sottolineare, Fabio, ai nostri telespettatori che ci seguono da tutta la Sicilia, che tu sei responsabile del cerimoniale del sindaco di Luca Orlando. Cioè, in realtà io faccio un altro lavoro, ma... Ma questa è una cosa che veramente... Ed ero anche giustificato a stare a casa in lavoro agile fino a maggio, sostanzialmente. E invece sei andato a fare il volontario. Il secondo giorno mi sono buttato su questa avventura. Il sindaco ovviamente ne è contento, perché conosce in qualche modo le mie professionalità in ambito organizzativo. Abbiamo scoperto la tua grande sensibilità, Fabio. Ma io la conoscevo, però i telespettatori... Tu mi conosci, siamo anche amici. È quello. Direi, Roberto, che il dottor Corsini è sempre disponibile a qualunque chiamata, lo so. In qualunque momento. E non lo dico perché mi davanti, consta, mi perché consta. Tu sai che io non sono uno che ha tanti peli sulla lingua. Lo so. Senti, Alessandro, allora Fabio, io ti devo salutare perché abbiamo da collegare anche ancora tanti altri momenti della nostra trasmissione. Ti ringraziamo perché questa è una testimonianza. Vuoi dare un altro messaggio alle famiglie, Alessandro? Sì, allora io vorrei dare, se mi permetti, Roberto, un messaggio importante. Allora, queste persone che vi ho fatto vedere qua oggi sono come me tutti volontari che stanno per spirito di abnegazione esercitando questa attività che non è la loro attività principale. Cioè, noi abbiamo qua medici, avvocati, persone comuni, casalinghe, persone che lo fanno con tanto spirito di aiutare, di fare qualche cosa. Quindi pregherei tutti quelli che chiamano di capire questo problema, e che qua c'è una persona che quantomeno gli dà un abbraccio virtuale e un sorriso e li aiuta il più possibile. Se c'è qualcosa che possiamo fare, lo facciamo con tanto amore e con tanto orgoglio. Così io adesso aprirei i balconi e farei un applauso a tutti i volontari che in questo momento stanno lavorando. No, l'applauso lo facciamo noi alle persone che in questo momento stanno stringendo i denti e soffrono, Roberto. Grazie, era un altro input. Grazie tanto, Alessandro, buon lavoro. Grazie e buona Pasqua. Buon lavoro anche a te, grazie per l'informazione che dai. Buona Pasqua, grazie. Ciao.